Salve a tutti cari sconosciuti, io sono Feryl, o se preferite Meloki, e in questo video della serie Primps vorrei dire la mia sul videogioco Skullgirl Zombie Hunter, uscito come esclusiva PlayStation 4 il 17 novembre 2017 e che sono riuscita a recuperare con un ottimo sconto in formato digitale in questi ultimi giorni. Ho discusso in passato su questo canale di Onichambara Z2 e a quanto pare Skullgirl Zombie Hunter è ambientato nello stesso mondo della saga di Onichambara. Chi mi segue su questo canale social sa che non disdegno i giochi con tanto plot, come appunto gli Onichambara e i vari Senran Kagura. Per questo motivo adocchiai Skullgirl fin dal lancio, attendendo un ritaglio di tempo e uno sconto per acquistarlo, visto che il prezzo di listino era praticamente full price ed è tuttora di ricchissimi 44,99€ sullo store, con annessi 18 DLC di vestiti opzionali a 99 centesimi l'uno. Potete ben immaginare quindi come sia stata soddisfatta del trovare il gioco a un buon prezzo. Tuttavia, nonostante questo, Skullgirl Zombie Hunter mi ha delusa. Il gameplay è un simile TPS, dove però la componente tecnica degli sparatutto se ne va riccamente a quel paese, a cominciare dalle munizioni infinite e continuando con le armi discretamente sbilanciate nei livelli di potenza. Tutto a favore di quello spirito trash e ignorante tipico degli Onichambara, se non che in realtà manca anche quello. La trama di Z2 era semplice, prevedibile, ma c'era, e tutto sommato non mi è dispiaciuta. Skullgirl sembra la fanfiction di una 14enne che ha visto troppi anime slice of life di studentesse e ha deciso di inventare una storia sua, infilandoci in mezzo totalmente a caso degli zombie demoniaci. Se non che non funziona. Le protagoniste di Z2 hanno delle componenti sovrannaturali molto importanti, molto rilevanti. Ognuna ha uno stile di combattimento diverso, trasformazioni diverse e abilità speciali diverse. Qui le protagoniste sono tutte uguali e a prescindere dall'uniforme scolastica, che per forza di cose identica, hanno identici corpi, identiche fattezze, cambiano solo colore e acconciatura, ma cosa più grave del solo aspetto estetico, possono usare indistintamente ogni tipo di arma, rendendo di fatto inutile usare una ragazza piuttosto che un'altra. L'unica differenza sono le abilità speciali di ciascuna, la cui unica utile è quella che permette di individuare sulla mappa i segreti e gli oggetti da raccogliere. Il doppiaggio è presente solo in giapponese e, come spesso accade, si attesta su un buon livello. Purtroppo la grafica del gioco è persino inferiore a quella di Onichambara Z2, che però dalla sua aveva la giustificazione delle mappe aperte e delle tonnellate di nemici e sangue a schermo, oltre che i magici effetti particellari, delle abilità demoniache speciali, dei protagonisti e dei boss. Qui le mappe sono molto più piccole, i nemici più semplici, per cui la povertà poligonale degli ambienti, ma soprattutto delle protagoniste, la trovo ingiustificabile. Tutti gli sforzi si sarebbero dovuti concentrare per rendere interessanti, per così dire, le signorine ammazza zombie, ma niente, per quanto mi riguarda hanno zero carisma e sono solo dei manichini graziosi con degli abiti nemmeno troppo succinti, se si escludono i DLC a pagamento che, guarda caso, riprendono molti costumi di Onichambara. Il gameplay è semplice e ripetitivo, ma le missioni sono semplici e veloci e come gioco è anche piacevole, se giocato senza aspettarsi chissà quale tecnicismo. Ovviamente l'intelligenza artificiale alleata e avversari è ridicola, ma questo era messo in conto fin dal principio. Tuttavia i filmati durano veramente troppo, parliamo di interi minuti di chiacchiere del tutto inutili e banali, animate male, con inquadrature statiche che urlano chiaramente, tanto qui nessuno ha comprato il gioco per la trama, quindi perché sforzarsi? E quindi, nonostante il buon doppiaggio, la combo animazioni e modelli sgraziati, mista alla durata snervante dei dialoghi totalmente inutili e terribilmente statici, sia nella regia che negli eventi in sé, annacqua l'esperienza di gioco in modo scandaloso. Esperienza di gioco che, come detto poc'anzi, non brilla per varietà, con dei personaggi tutti uguali fra loro da usare e, soprattutto, non offre nemmeno un briciolo del fanservice che ci si aspetterebbe da un gioco del genere. Personalmente non trovo reali motivi per cui io possa consigliarlo, a meno che, cosa molto improbabile, abbiate già finito ogni singolo titolo di questo filone disponibile per le piattaforme di gioco che possedete. Skullgirl Zombie Hunter
Hunter, l'ho comprato per registrare dei gameplay divertenti, ma alla fine ho optato per un video Prims proprio perché di divertente questo gioco ha poco e nulla, e le uniche cose piacevoli si ritrovano fatte di gran lunga meglio in titoli che costano molto meno di questo. Se non si fosse capito, è un gioco che mi ha delusa e che, strano da parte mia, non mi ha spinto a completarlo, visto che manca tanto dell'elemento gameplay vario quanto del fanservice becero che invoglia a proseguire nella speranza di vedere situazioni buffe, ambigue o semplicemente interessanti. Insomma, queste abbastanza in breve le mie opinioni su Skullgirl Zombie Hunter, versione per tutta la famiglia dei giochi della serie Onichambara. Fatemi sapere nei commenti se lo conoscevate, se vi è piaciuto e in quel caso cosa vi è piaciuto di questo gioco. E ciò detto, vi ringrazio per l'attenzione e noi ci sentiamo o ci vediamo in un prossimo video. Ciao! Se questo video ti è piaciuto o ti è stato utile, prendi in considerazione la possibilità di lasciare un like e un commento. Inoltre, in descrizione al video troverai il link ai social sui quali seguirmi e a Ko-fi, una bellissima piattaforma attraverso cui è possibile offrirmi un cappuccino o più di uno e lasciarmi un messaggio privato o pubblico. La tua donazione può essere singola o a cadenza mensile e può essere effettuata tramite PayPal, carta di credito o prepagata. Inoltre, anche se opzionale, mi farebbe piacere che i campi di nome e commento fossero compilati, così da ricevere un feedback da parte di tutti quelli che supportano il mio lavoro. Ci tengo a precisare che qualsiasi supporto, anche solo verbale, è sempre benvenuto e apprezzato e non vi rende followers di serie A o B. Ci ho detto grazie ancora per l'attenzione e al prossimo video.